semplice, no? C'è la lattina che ovviamente va aperta, gli va tolta la parte superiore. Mm-hmm. Facciamo con queste forbici semplici a cucina. La prima cosa è questa. Dobbiamo ritagliare queste striscette con un pezzettino di un foglietto di carta. Per fare una cosa più precisa, un po' più precisa, conviene ritagliare. Poi ovviamente lo facciamo insieme, lo fate anche voi. Ritagliamo in base alla circonferenza, no, della lattina, la misuriamo giusta così, poi prepariamo le tacche sul foglio in modo da dividerlo, no, in equamente, e così vengono fuori dei petali più o meno uguali, no? Dopo approssimativamente non deve essere una roba precisa, però ecco così. Se no dico, uno può fare anche a occhio. E, poi quindi andiamo. La fascettina, no? La appoggiamo qua sopra, segniamo le tacche per fare i petali, no? Poi tagliamo i petali, prima li tagliamo tutti dritti, dopodiché arriviamo fino a un certo punto, non troppo, un pochino di, no, un centimetro e qualcosa, un centimetro e mezzo, non arriviamo proprio in fondo. E poi una volta che li abbiamo tagliati tutti, possiamo, volendo, farli a punta oppure stondarli un pochino, poi anche a scelta nostra, no? Queste per esempio che sono più lunghe, forse può essere carino anche farli a punta, poi vediamo, tanto il materiale di recupero ci dà lo spunto per la creatività, no? Quindi al momento proviamo e vediamo. E quindi li facciamo, poi faremo, pratichiamo un foro al centro semplicemente con un chiodo, e dopo vediamo se è troppo grande, perché dobbiamo vedere la testa, forse è meglio farlo con questo, che la testa di questo non è tanto grande, ovviamente il buco non deve essere più grande della testa, perché altrimenti poi fuori esce, questo forse va bene il chiodo, ci teniamo questi da una parte, praticheremo il buco qui. Poi prepariamo un pezzettino di sughero, nel quale poi andrà collegato questo con il chiodo, no? Il nostro fiore. Ci mettiamo in mezzo come distanziere questo pezzettino di cannuccia, che serve a tenerlo staccato in maniera che abbia più libertà di girare e di prendere anche l'aria. Perché se lo facessimo attaccato andrebbe sicuramente a, come si dice, con l'attrito si ferma. Invece con l'espediente della cannuccia funziona benissimo. E poi niente, questo è un altro materiale di recupero che sicuramente anche voi avete a casa, perché uno se va in lavanderia ti danno sempre, no, queste grucce, oddio. Poi magari un po' si usano a casa, un po' avanza. Quindi invece di prendere, no, il film di ferro di acquistarlo, possiamo usare questo che è anche abbastanza rigido. Lo tagliamo con le tronchesi, non importa tanto, lo andiamo a tagliare con le tronchesi e poi lo infileremo.